Bene amici Smart Revolution, oggi siamo in compagnia di due top di gamma molto attesi. Abbiamo fatto le recensioni singole, le abbiamo affrontate, le abbiamo visti, abbiamo visto nel dettaglio come si comportano entrambi. Adesso facciamo un confronto fra due dei dispositivi più attesi e che voi stessi ci avete chiesto, cioè le GG5 e Galaxy S7 in questa versione però Edge. Quale si comporta meglio? Hanno entrambi caratteristiche di veramente livello elevatissimo, ognuno con delle peculiarità rispetto all'altro. Quale effettivamente ci ha convinto di più? Lo vediamo adesso all'interno della nostra recensione. Costruzione ed ergonomia. Eccoci qui ragazzi, come vi avevamo promesso, due top di gamma tra i più attesi. Iniziamo subito con le caratteristiche di entrambi. Come potete vedere, come avete visto già nelle recensioni, sono entrambi molto belli, molto ben rifiniti. Posso dire che il G5 è sicuramente più piacevole dal vivo di quanto non lo sia in fotografia o nei video, ma le scelte dei materiali sono in entrambi i casi a livelli altissimi. Come potete vedere abbiamo delle dimensioni molto simili nonostante si tratti di due dispositivi con diagonali differenti, in quanto il G5 ha una diagonale praticamente da 5,3 pollici mentre l'S7 Edge da 5,5. In questo caso sicuramente l'ottimizzazione che è stata fatta da Samsung nel recuperare gli spazi e le cornici è sicuramente superiore. Nel dettaglio abbiamo da qui sul G5 149,4 x 73,9 x 7,3 mm di spessore, da quest'altro lato quindi molto molto sottile, il tutto in 159 grammi. Da quest'altro lato invece abbiamo 150,9 x 72,6 x 7,7 mm di spessore, per cui un po' più spesso ma un po' più stretto e soprattutto ricordiamo una diagonale maggiore e anche un po' più leggero, 157 grammi. Lavoro quindi di ottimizzazione da parte di Samsung davvero incredibile. Per quanto riguarda i materiali, vi ho detto, sono materiali sicuramente di livello eccellente su entrambi con lettore di impronte digitali, uno posizionato qui posteriormente e l'altro invece anteriormente. Prestazioni. Come si comportano? A bordo troviamo su entrambi troviamo l'hardware migliore attualmente presente e disponibile sul mercato. Sul G5 troviamo lo Snapdragon nuovissimo, Snapdragon 820 con GPU Adreno 530, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, espandibile tramite micro SD. Su questo invece Edge, come sull'S7, che ha lo stesso identico hardware, nella versione che abbiamo noi e quindi quella europea abbiamo l'Exynos 8890 Octa-Core, che è completamente differente rispetto all'architettura dello Snapdragon, e ricordiamo invece che esiste la versione per gli Stati Uniti che ha la possibilità di avere lo Snapdragon 820. Come prestazioni siamo assolutamente sullo stesso livello, perché abbiamo detto processore comunque molto potente, 4 GB di RAM, una Mali T880 come GPU e possibilità di espandere la memoria anche nel caso del Samsung con micro SD, e soprattutto ribadiamo il concetto di avere la possibilità di avere l'impermeabilità. Display. Entrambi hanno due unità davvero molto belle, entrambi QHD. Qui sull'LG potete vedere questo sfondo particolarissimo che LG ha implementato sul proprio dispositivo, che si chiama sfondo 360 gradi, che come vedete segue a 360 gradi gli assi del nostro movimento e continua comunque anche a muoversi con l'ultimo aggiornamento indipendentemente da quello che facciamo. 5,3 pollici da un lato, 5,7 pollici dall'altro, entrambi dicevamo QHD, quindi 1440x2560, qualche PPI in più qui, 554 contro 534, ma è normale avendo una diagonale maggiore da questo lato. Abbiamo da questo lato un IPS LCD e da quest'altro lato un Super AMOLED. Qualitativamente sono eccezionali, forse il Samsung ha una tonalità, una luminosità leggermente più elevata e un contrasto un po' più alto, ma ci troviamo comunque di fronte a due unità davvero davvero stupende, sia per la qualità della visualizzazione, della visibilità
in tutte le condizioni, sia per la qualità anche dell'angolo di visione. Un appunto, e infatti pare che LG stia provvedendo, in questo momento in cui stiamo facendo la recensione, il G5 soffre un po' come sensore di luminosità leggermente lento a tarare e a conseguentemente ad aumentare o ridurre la luminosità. Audio e multimedia. Per quanto riguarda la parte audio, il comparto audio, abbiamo in entrambi i dispositivi, come potete vedere, una scelta di dotare il dispositivo stesso di un singolo altoparlante, posto qui sul S7 Edge e qui invece sul Galaxy. La qualità finale è davvero alta su entrambi i dispositivi, sia come potenza che come fedeltà nella riproduzione, e vi faccio sentire immediatamente quali differenze ci sono, in modo tale da potervi rendere voi stessi conto delle differenti prestazioni. Credo che sia abbastanza evidente quanto sia più potente l'altoparlante dell'LG, probabilmente per l'assenza dell'impermeabilizzazione o per la qualità dell'altoparlante, ma indubbiamente il G4 ha una qualità superiore. Vi faccio sentire subito il viva voce su entrambi, in modo tale da valutare anche questa, la qualità in viva voce di entrambi. Benvenuto in FastWeb. Se desidera conoscere il traffico da lei... Servizio SIM prepagato, buonasera. Hai già scaricato la SIM Music? Come potete vedere e come potete sentire, scusatemi, l'audio di Samsung, di S7 Edge, rimane sempre un po' più ovattato rispetto a quello di LG G5, per cui indubbiamente da questo punto di vista, per quanto riguarda l'audio sia multimediale che l'audio come viva voce, LG G5 vince senza alcun dubbio rispetto a Galaxy S7 Edge. Autonomia. Per quanto riguarda le batterie, abbiamo su entrambi i dispositivi, come potete vedere, uno chassis monoscocca che teoricamente dovrebbe darci una batteria non removibile. In realtà lo chassis del G5 non è esattamente monoscocca, come abbiamo visto nella nostra recensione. Attraverso questo pulsantino noi possiamo staccare questa parte che porta con sé la batteria, che poi ci serve ad utilizzare vari moduli. La batteria interna integrata in questo caso è una batteria da 2800 mAh, la batteria del nostro Galaxy è da 3600 mAh. Beh, qui indubbiamente vince l'S7 Edge, con un'autonomia sia grazie al mAh sia grazie all'ottimizzazione da parte di Samsung. Vince sicuramente Samsung, che ci consente di fare mediamente un 20% in più. Diciamo che con un utilizzo stressante il G5 si ferma a 4 ore e 30, l'S7 supera abbondantemente le 5 ore e 30 del display acceso. Software. Per quanto riguarda invece il software di questi due dispositivi, andiamo subito a vedere i nostri dispositivi che versione montano nel momento in cui stiamo facendo la recensione. Abbiamo sull'LG, come vedete, la versione 6.0.1, patch 03.01.03.2016, stessa identica situazione
per il nostro Galaxy, che ha subito però qualche aggiornamento in più per migliorare qualche piccolo baco. Come vedete però le impostazioni generali non sono cambiate molto nel nostro Samsung, che mantiene fondamentalmente inalterata quella che è la TouchWiz, migliorata in alcune caratteristiche con la possibilità di cambiare i temi, di cambiare la griglia dello schermo, ma fondamentalmente quello che è l'approccio e l'utilizzo quotidiano e anche la fluidità leggermente migliorata rispetto al passato, ma è fondamentalmente sempre la stessa. Chi invece cambia drasticamente tutto nella sua UI, nella sua interfaccia di utilizzo, è questa qui del G5. LG ha eliminato, come vedete, il drawer e ha alleggerito particolarmente l'interfaccia, rendendola anche molto più gradevole e molto più in stile minimalista, secondo quelle che sono le tendenze di Marshmallow. Rimangono, come vedete, le possibilità di avere le personalizzazioni dei tasti a display, ma fondamentalmente cambia l'interfaccia generale. Rimane anche ovviamente la caratteristica del doppio tap, però è cambiato fondamentalmente ed è diventata un'interfaccia più leggera. Tra le due, onestamente, mi ha convinto di più quella dell'LG, anche perché difficilmente ha avuto rallentamenti, lag o problemi di qualche tipo, cosa che invece l'Edge ogni tanto ci ha dato, anche perché purtroppo la TouchWiz continua a essere, nonostante tutti i miglioramenti, un po' troppo pesante. Fotocamera. Adesso entriamo in quello che è quella che è la feature più ricercata ormai negli ultimi modelli, e cioè la fotocamera. Le implementazioni sono assolutamente di livello elevatissimo. La cosa che però voglio ricordarvi è che da un lato abbiamo una fotocamera da 16 megapixel con una doppia ottica grandangolare qui sull'LG, e su invece il Galaxy S7, oltre che S7 Edge e su S7 lo stesso sensore, abbiamo invece questa nuova ottica, come abbiamo visto già nella recensione in maniera approfondita, da 12 megapixel. Beh, teoricamente le caratteristiche dell'ottica di Samsung dovrebbe consentire a Samsung di scattare meglio in modalità notturna. Da quelli che sono i test che abbiamo effettuato, che potete trovare poi sul nostro sito, effettivamente queste differenze non sono così marcate. Si comportano ovviamente molto bene entrambe, stiamo parlando delle due tra le fotocamere migliori, forse le due migliori attualmente in circolazione nel 2016, ma queste grandi differenze che ci aspettavamo di trovare a favore di S7 per le caratteristiche sulla carta del nuovo sensore non le abbiamo viste. Io vi dico la verità, forse preferisco proprio quella del G5, perché avere la funzione grandangolare, che è una funzione ovviamente non come quella di un grandangolo di un'ottica da reflex grandangolare, perché ci sono comunque delle piccole aberrazioni, è sicuramente una feature interessante che purtroppo, che ovviamente non possiamo trovare sul nostro Galaxy, ma troviamo comunque delle caratteristiche e un software di gestione eccellente, per cui siamo in entrambi i casi con fotocamere davvero da top di gamma e a livelli altissimi. Ricezione. Per quanto riguarda invece la ricezione, anche in questo caso il nostro LG G5 si è comportato meglio, cioè LG ha fatto un pelo meglio rispetto a Samsung, cosa che era accaduta già nell'anno precedente. Il segnale è un po' più potente con il nostro G5 rispetto al Samsung. L'unica pecca che ho trovato in realtà sul G5 è che ogni tanto il segnale wifi viene perso, cosa che invece sul Samsung non è mai accaduta. L'audio in capsula è assolutamente valido su entrambi, quindi molto molto buono su entrambi. Conclusione. Concludendo, cosa possiamo dire e quale effettivamente prevale sull'altro? Non c'è un reale vincitore, sono due prodotti ottimi. Quest'anno hanno realizzato entrambi due prodotti qualitativamente molto elevati. LG da un lato ha cercato di osare con il discorso dei moduli, ha cambiato quello che era il passato, quindi ha rotto completamente con il suo predecessore. Samsung invece ha confermato quelle che erano le scelte dell'anno precedente, ha allargato in questo caso, ma comunque ha mantenuto alcune caratteristiche, ha dato però ai suoi dispositivi l'impermeabilizzazione e l'espansione di memoria, migliorando non di poco quello che già aveva fatto.
cosa può far scegliere l'uno l'altro? È difficile, si comportano entrambi molto bene, come avete potuto vedere nella recensione qualcuno dei due prevale sull'altro in alcune cose, ma alla fine sono due ottimi prodotti, per cui alla fine dovete essere voi a scegliere a seconda dei vostri gusti estetici, quelle che sono le personalizzazioni e per quello che può essere realmente il feeling che magari avete con il brand e quelle che sono le peculiarità su cui poi voi puntate. Detto questo, come al solito vi rimando ai nostri canali e alla nostra pagina Facebook, al nostro sito, e vi ricordo che la Smart Revolution continua.